Dormono tutti. Sono tutti là nel prato che dormono. Li avete visti? Dormono, hanno le mani al petto e non sentono. Sentono questo freddo. Chi ha tradito? Chi ha parlato? Qualcuno ha tradito! Stavo andando a San Michele, per fortuna mi sono rifugiata in quella chiesetta, per fortuna, lì ero al sicuro. Mi sono riparata. Gli spari! I partigiani sparano dietro la chiesa di Duro, i tedeschi sono migliaia, stanno arrivando fino quassù. Presto, facciamo qualcosa, presto, portiamoli dei viveri, facciamo qualcosa, ci aiuterà il parroco. Portiamo qualcosa ai nostri partigiani! Scacciano bombe. I tedeschi mi hanno circondato. Mi uccideranno. Peggio, mi porteranno laggiù in quegli scantinati, costretta a dover ripulire tutto quell'orrore di quei poveracci! C'era sangue dappertutto! Per terra, sui mobili, sui vetri, sul soffitto! Persino un occhio ho dovuto ripulire! Il 14 novembre, nei paesi posti alle pendici delle montagne, vennero rastrellati tutti gli uomini dai 14 ai 65 anni. I rastrellamenti erano come grosse reti per pesci che non guardavano in faccia a nessuno. Augusta Lazzarini, Radegonda Lazzarini e Anna Vagliani vennero catturati la domenica mattina, vennero portati a Rancio, dove aveva sede il comando tedesco, e costrette a subire gli interrogatori e le torture di quei poveretti e ripulire tutti quegli scantinati. Sono passati molti anni. Augusta non dimentica. Era una giornata di nebbia, con la sua nebbia spenta la neve, e sono sparato a tutti i combattere a togliere la nebbia, mi sono alla fine di mi hanno portato in cattoria, mi hanno messo al fuori, vicino a me, quando tremavo dal freddo, e dalla paura perché non sapevo cosa avesse di fare. Molte donne partigiane hanno tentato di difendere la causa antifascista. In alcune parti d'Italia addirittura hanno impugnato le armi. Per il San Martino quattro donne dell'ufficio anagrafe annonario hanno falsificato i nomi dei registri annonari. Ecco, queste donne sono Ercolina Resta, Maura Macchi, Antonietta Andreoli e Clara Ronchi. Queste donne hanno falsificato i registri annonari e in questo modo sono riusciti a rilasciare la tessera annonaria da alcuni partigiani. Le tessere annonarie erano indispensabili per la formazione dei viveri perché venivano segnate le razioni quotidiane dei viveri. Altre donne nascondevano il cibo addosso per fare da spoil, per portarlo ai propri uomini. E comunque tutte hanno creduto fino in fondo per combattere il nazifascismo.